entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera, 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 guardavo l'ora perché sono le 23:15, per noi è pomeriggio perché solitamente andiamo in onda a mezzanotte, quindi vi dico buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'anteprima più lunga, diciamo, del secolo. Una puntata lunga, ricca, piena di argomenti, sarà difficile arrivare in fondo, non so se ce la faccio. Ho il fiatone, Enzo un po' d'acqua per cortesia. Grazie, un po' di musica, grazie. Per te, Piero, tic-tac. È la rete dei giovani. Allora, dicevo, dobbiamo condividerla con i poltroni che questa sera dovranno essere una squadra ben messa in campo, corta, pronta a ripartire, tosta, perché la partita è lunga ma la vinceremo. Comunque vada, sarà un successo. Vediamo come li ho sistemati sul campo con un modulo diverso da quello della settimana scorsa dove siamo andati un po' così così. Prego la regia, là. Allora, in porta c'è una novità. Abbiamo una croata, la signora Kovac. In difesa due perfetti fluidificanti, Bruno e Beatrice che ritorna. A centrocampo sono in tre e sono la Montagnino sulla destra, Mauro sulla sinistra, Cruciani al centro che fa la mezza punta, poi due attaccanti. Attenzione, Graziani e per la prima volta Zazzaroni. A disposizione abbiamo tre colossi che sono Micci, Auriemma e Belegatti. Voilà! È la prima volta che mi metti in... Da juventino odio tutte le altre squadre. Lei non potrà più andare a Roma neanche a vedere il Papa. Noi invece qui vediamo una tifosa eccellente del Torino, la signora Marianna Montagnino. Yeah. Buonasera, bentornata. Sera. Sono felice di rivederla, signora Montagnino, non solo perché tifa per la mia stessa squadra, ma perché l'ultima volta che è stata nostra ospite, a un certo punto della puntata ha smesso di parlare, ha cominciato a sbiancare. Io pensavo che fosse colpa del direttore della fotografia, invece un mancamento. La signora mangia troppo poco, come tutte le donne vuole essere magra perché la televisione ingrassa di 3 kg, quindi pensate me, ma pensate anche al putto, a Zazzaroni, che noi siamo molto più magri di come ci vedete da casa con il plasma e non col prisma, di cui parleremo dopo. Il prisma non è la macchina, ma è... Sembro l'indagine. Grasso, io sono magro. Cioè... No, no, però guarda che sei più magro. Non esagerare. No, sei più magro. Piero, diciamo che tutti dovrebbero pensare prima di essere in salute, poi magri. Brava. Esatto, la signora invece se ne frega. Soprattutto per le donne. Se ne frega e quindi è svenuta. Adesso come sta? No, sto benissimo. Ecco, mi dica come sta Belotti, perché pare che l'incidente sia grave e il nostro centravanti, il Gallo, potrebbe rimanere fuori dai campi di calcio per diversi mesi. Lei sa qualcosa? Sì, allora, domani uscirà il resoconto di tutto quanto perché verranno fatti gli accertamenti, e però purtroppo ha subito questo infortunio sulla gamba destra, si tratta di uno stiramento e probabilmente rientrerà dopo nel 2022, quindi si tratta... E manca un mese, ma noi abbiamo due attaccanti. Però abbiamo due attaccanti più Zazza. Sì, però è stimato un rientro di 3 mesi, tra 3 mesi. No, 3 mesi di stiramento, no. Cioè... È uscito così finora, no, però domani faranno gli accertamenti. O è uno strappo, e allora è un discorso, stiramento non è 3 mesi. Per ora è uscito comunque così. Non giocherà né contro l'Empoli, né domenica a Cagliari, non gioca più. Noi abbiamo Sanabria, forse Zazza, non abbiamo attaccanti. Ecco. E comunque, ma abbiamo il male di trasferta?
Abbiamo perso 4 volte 1-0 con squadre del livello della Juventus, del Milan, del Napoli e qual è l'ultima? Roma. È la Roma. Roma. Io mi sono dimenticato la Roma, ma non perché non ami la Roma, perché la partita di ieri, poi ne parleremo con Micci, onestamente mi è dispiaciuto molto perché forse era di nuovo una partita da pareggio, ma se si perde, si perde. Abbiamo il mal di trasferta? Probabilmente sì, perché è una minestra riscaldata, purtroppo assistiamo allo stesso teatrino drammatico ormai con tutte le squadre grandi. E il problema è che perdiamo 1-0 pur avendo maggior possesso palla e maggiori tiri in porta, nello specchio vedi, della porta vedi, e purtroppo vedi. Gli infortuni stanno vedi. Pesando e peseranno sulla, vedi, sulla vedi. Classifica. Miele per le mie orecchie. Lei... Volevo soltanto evidenziare una cosa, non c'entra molto però dato Aia. Che siamo in un contesto no, però visto che da poco passato diciamo l'aver indossato la scarpa rossa, visto che poco fa è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ne parleremo. Che ne tutelata e rispettata appunto molto di più di come viene fatto. Ma a questo proposito io vorrei parlare un attimo con lo... Non sì. mi è sembrato così incisivo. Vabbè, non è che posso era tagliarlo. Era didascalia, eh? Sì, ma non è che possiamo tagliarlo, siamo in diretta, scusa. Ce lo teniamo così com'è. Ha detto che sono in difficoltà i tifosi anche e ho capito, ma io non è che posso scrivere i testi e, poi e le risposte. Io posso scrivere le domande, ma guarda che è una cosa pazzesca. Ha detto anche una piccola bugia. Qual è? Lui prega per la io direi che dopo quello che hanno combinato, ma... trovarsi con 700 milioni di debiti e avere in mano una squadra che non ha valore, adesso hai detto pure te, una squadra inguardabile, riconoscibile, questo è management di grande livello? Di tutto lo stadio. Grazie, grazie a Iacobelli, ha alzato la mano Ferrari per la prima volta, quindi sono obbligato a svoltare con lui, prego. Dicevo, il Milan non subisce. Parli, poi tac, t'hanno pizzicato. Qualche attaccato mi ha fatto gol. Vabbè, signora Montagnino, le voleva dire qualcosa. Sì, che sembra un po' di rivedere il Milan dello scorso campionato, nel senso che adesso siamo a novembre, l'anno scorso invece è capitato a gennaio che il Milan è rimasto all'apice della classifica. E poi è iniziato una adesso discesa, un mese che, adesso un mese che comunque non vince. L'anno scorso è stato sorpassato dall'Inter, adesso comunque speriamo di no. Il Napoli sta prendendo speriamo di no. le speriamo distanze, di no per quindi... i tanti milanisti che hanno sofferto. E ce n'è uno, dico uno su tutti, che ha sofferto più di tutti. Abbiamo le immagini. Prego, dalla regia, sono strazianti. Là. Una partita che possiamo definire un incubo. Ora io credo che la Consob, questi sono tutti dati a bilancio che io sono andato...